Ciao bambini. Aspetta, ah ok, non mi ricordavo quale dei due dovessi guardare. Vuoi guardare questa? Ciao bambini. Aspetta, ci metto un guardo. Tu inizia così io prendo il via. Io mi sto abituando ormai a stare con una bambina che ha dei problemi. Aiutatemi. Muoviti che te l'avevo prima fatta. Questo electric. Ecco, l'ho perso. Allora, oggi bambini facciamo la vostra serie preferita, che è proprio com'è? Con questa bambina ospite, che bambina grande, che non vede l'ora di disegnare. Questa bambina in Africa dovete battere le mani così. No, è per gli anziani. Tu non hai più di 30 anni, sei anziana. Per il mondo YouTube lei è anziana adesso. Io metto il nome perché non vorrei che poi confondessero il disegno. Sì, capito? Perché sicuramente lo confondono. Esatto. Che non a caso lei si sta allenando. Ehi, si è ammazzata in gatto. Cremina ancora non ha imparato a salire. Ci stiamo allenando. Sto facendo diventare Sabrina sempre più una brava disegnatrice. In che vita? Io continuerò a guardare qua. In questi prossimi mesi devi imparare, lo sai. Ok. Allora, quindi abbiamo qui davanti a noi i vostri simpatici commenti a tema la Sabri. L'ultima volta è stato con Giulio, questa volta con Sabrina. Vediamo se anche lei è in grado di fare delle opere d'arte di alto calibro, di troppo alto livello, alto calibro, che ci facciano guadagnare tanti bei dindi. Sì. E poi ti spiego. Ma adesso iniziamo da uno facile. Vai. El Taka. Probabilmente è un nome sudamericano, non lo so. Dice, fai la Sabri che cerca di rubare una scimmia. Dividiamo il foglio, ce lo facciamo qua? No, tutto in un unico foglio, perché questo va venduto. Quindi tutti i disegni, ognuno ha un foglio diverso. Esatto, deve avere un valore. Ok, okay, quindi la Sabri che cerca di rubare una scimmia. Che ma devo impegnarmi tanto? Sì, per forza, devi farlo valere questo disegno. Sono prontissima. Pronta? Via, ti do un po' di vantaggio. No, non c'ho bisogno di vantaggio, dammi solo la mia sacca. Che ti devi vedere. Prendo spunto. Non ci sono scimmie in quella sacca. No, vai, tranquillo. 3, 2. Non mettere ansia. Ah, non c'è il tempo in realtà, quindi puoi iniziare a disegnare e puoi anche commentare, perché io per esempio inizio a fare il faccino di Sabrina che è felice. Sabrina è troppo concentrata. Un secondo, sono concentrata. Hai notato che ultimamente ti disegno sempre con i capelli legati, perché li porti sempre legati, perché non ti fai la doccia e non ti lavi i capelli? Sta cercando di rubare una scimmia, quindi avrà la maschera da ladra, suppongo. Giustamente, sì. Sarà... Come diavolo si disegna una scimmia? Sarà armata, perché magari c'è chi protegge le scimmie, quindi ci avrà un fucile a pompa micidiale. Sei in difficoltà, Sabrina? Ma dai, su, abbiamo fatto ben di peggio. E qui c'è un uomo grande che è il protettore delle scimmie. Tu che sei stata in Africa l'avrei visto. Sì, certo. Pieno di protettori delle scimmie che stanno lì, ti dicono esatto. No, ferma. E di solito portano il costume da bagno a poa. Tu che stai facendo? Non fronte? Devi guardare che cosa. Ma devo guardare. Wow, ma ti stai, cioè, attenzione, qui vedo cose carine, vedo cose accettabili. Stop, finito. Firma. No, non puoi. Firma, la firma ci vuole. Vai, illustrami come sta un punteggio. Firmi anche il mio? Certo. Ecco, perché la firma di Sabri vale sicuramente più di Zio Peo, che Zio Peo non vale un cazzo. Quindi già così, facendo mettere la firma di Sabri, 100.000 euro. Ok. Anzi no, la moneta in realtà. Non possono essere euro, perché noi non ce ne frega dei soldi, ci frega di altra roba. Secondo me questo è 100.000 grammi di bava. Sì, perché io adoro la bava. Poi la mia firma vale fino a un certo punto 1.000. La scimmia che è molto distorta e contorta, secondo me 50.000 li fa. 40? Cioè mi abbassi il prezzo così? Sì. Però l'uomo... Cos'è fa... Patrick Stella? Non ce l'aveva... No, non ce l'aveva questi prima. Adesso c'hai le X. Esatto. Questo uomo qua che c'ha delle X, che queste alzano il prezzo ancora di più, un altro 100.000. 100.000, 200.000. Sabrina varrebbe tanto, ma qui è mascherata, quindi non si capisce. Esatto. Quindi una sconosciuta 1.000. Esatto, potrebbe forse essere chiunque. Facciamo la somma, 242.000 grammi di bava per questa opera d'arte. Pivellino. Allora, già che io ho scritto Pivellino. Il mio nome così, vale il tutto per due. Moltiplicato per due. Poi... Qua è comparsa una banconota, il kwacha, che è la banconota del Malawi, quindi tutto questo qui... Il kwacha, vedremo quanto varrà. Che vuol dire? Tu vendi dei soldi? Vendi insieme al disegno dei soldi? Guarda, in allegato. Guardando, il primo particolare che ti viene è che questa è la nuvoletta di Goku, scimmia, coda di Goku, quindi il tutto fa un sorriso che... Aggiunto il più due mi dà quasi per vincitrice. Poi la... sono tutte bave e sorrisi. Guarda, che vanno in beneficenza. Questa roba qua è perché è una scimmia punk, che sarebbe Goku, che sta prendendo il via. Mentre Sabri, versione Lego, perché vedi con le manine dei Lego, le mani sta cercando, esatto, di acchiapparla mentre va su uno skateboard portatile.
Queste non c'erano prima, certo, anche tu l'hai fatto. Queste X. E adesso che hai beccato delle X, la cosa vale tre volte tanto come hai fatto tu. Non ha tanto in senso. In tutto questo, il fulmine di Pegasus, vedi, sta colpendo la nuvola che farà sì che la bava diventerà una roba letale. Una e quindi proprio. Io farei un 130.000 più... per 2 fa più 260.000 per 2 e il sorriso 200, due sorrisi sono perché per 2 hai ragione, due sorrisi nettamente 260.000 cosa? Nettamente 260.000 sputi più un quacia, quindi per la bellezza di 260.000 sputi un quacia voi potrete avere questo fantastico disegno che zio Peo, adesso lo mette al sicuro, lo consegna a Frank. Guarda Frank che tieni lo soldo, sono quelli del Malawi. Lo sto spedendo a Frank. Perché stai facendo? Ma vale un sacco il mio... Lo sto spedendo a Frank, non hai capito? Frank è il mio schiavo, è il mio, come si dice, stagista. Frank è il mio stagista, che non viene pagato niente, ma tranquilli, lui lo fa ben volentieri. Certo. E gli spediamo il disegno. È arrivato a destinazione. È tornato indietro. No, è arrivato. È arrivato. Io ne voglio uno un po' più difficile. Invece questa qua che è mio, che vale scusa. Lo mettiamo al sicuro, appunto, quindi Sabrina sta facendo bene. Metto sotto la scrivania, vedi in quella roba rettangolare? No, bisogna che lo spediamo a Frank, capito? Che è successo? No, non manco si è visto. Manco se ci riprovo tutta la vita. Ma non si è visto, non è inquadrato. Non si è più visto cadere, quindi è per forza... Ok, è caduto qui dentro. Aspetta, qui dentro vado a controllare. Aspetta che inquadro. Non Vai. Ho nulla. Vado qua. Ta-ta. Papà. Ciao, amore. Vieni a disegnare con la mamma, dai. Lì, cremina. Però guarda con queste zampe dritte come rimane. Zum, zum, zum. Prossimo commento un po' più difficile. Alziamo la difficoltà. Aspetta. Il cielo. Guardate, sono una vera guerriera. C'era anche il sangue. Guarda, che tutto bambina questo è grande. Sangue. Che bambina grande. Andate a commentare il suo ultimo video con scritto che bambina grande. No, che lo fanno davvero. Lo so. Saliamo di livello con Finn. Si chiama solo Finn. Okay. Che propone la Sabri con Mamma Africa. E un Sasha Vukumpra che vende ghiaccioli e gatti. Mentre Peo sta schiavizzato dalle scimmie. Che stai guardando? Mi serve. Non guardare. Allora, Sabri Mamma Africa. Sabri con Mamma Africa, ok. È un Sasha Vukumpra. Io inizio al Sasha Vukumpra. Che secondo me, quindi, il mio Sasha Vukumpra le cose che vende ce l'ha in uno zainetto. Okay. Anzi, in un cestone. Vende ghiaccioli e gatti. Che combinazione strana, direi. Vedete che Sabrina, non so se lo sapete, ma non è in grado di fare due cose insieme. Non è multitasking. Guarda caso, gli unici video in cui sta zitta, quelli di disegno. Perché o disegna o parla. Lo sanno tutti che io sono monotasking. Ci puoi commentare con un po' di sforzo quello che stai facendo? Sì, allora sto facendo un Sasha giamaicano, infatti adesso gli metto la fascetta per i capelli. È per quello il viso che ha strano. Sì, i giamaicani sono così. Che un però po' politicamente non ha le braccia. Detto, ma ok. Che non ha le braccia. Perché? È perché ha avuto un incidente. Tutte le sfortune. Mentre andava in Africa. Tutte le sfortune. È caduto l'aereo. Dentro questi sacchetti, da una parte c'è un gatto che sta mangiando un ghiacciolo. Ok. Prendere due piselli con una fama. Una cosa? Due piselli con una fama? Lo volevi dire davvero? No. Va bene. Questo rimarrà nella storia del canale. Tra l'altro, rimarrà per forza perché questo è l'ultimo video fatto con meno di 100.000 iscritti. Io ho finito. Stop! No, stop. No, non è la regola. Non è una gara. Era la regola. Non puoi far. Allora, adesso inizio io. Non tutto è una competizione. Ok, Sabrina. Allora, firmi guarda. Anche il mio. Sì, così vale di più, certo. Yes. Allora, iniziamo con Sabrina, che è volutamente fatta stilizzata, che sta tenendo per mano una bambina, perché sai che quando i bambini piccoli fanno dei disegni, fanno i bambini stilizzati, fatti così, l'uomo stecco, per far capire che tutto è nato da un qualcosa. Mi sono perso, ho fatto una Sabria Stickman perché... Tutto è nato da qualcosa. Ma facciamo che perché ho capito. Dio ha creato l'Africa, che ogni mattina in Africa un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella perché altrimenti morirà di fame. La gazzella deve correre più del leone perché altrimenti sennò verrà mangiata, certo. Da poi me. Mamma Africa è segnata con una bella collana africana, tipo fatta, cioè Mamma Africa tu l'hai fatta proprio come l'Africa. Esatto, io sono nata in Africa e mi sono comprata questa, quindi la collana. Passiamo di fianco, troviamo un Sasha giamaicano, come si può vedere da questo dal mescellona mento, okay. Che si chiama
Boisei, che è una razza di australopiteco. Sai che noi discendiamo dalla scimmia. Sei sincera o mi stai trollando? Boisei, ma dove sei? E questo, cioè, quanti punti prendo con questa roba? Allora, siccome ci ha dato un po' di cultura, sì, la sapere. Ma fai vedere bene. Questo è l'australopiteco Boisei. Siccome ci ha fornito pure della cultura, ricordiamoci di alzare il prezzo. Poi un po' di cultura in questo canale ci vuole. Esatto, ha avuto un problema con l'aereo, perché mentre andava in Africa, con l'ombelico anche? Sì, questo per far capire che è lì l'ombelico. Ok. Però magari, cioè, perché poi perché se te lo devono ancora bene, fare, quindi se hanno te lo strusci bene, poi lo annusi e capisci se ti sei fatta la doccia. Più non sei molto pensiero, ma ok. Poi praticamente, siccome lui poi è così perché ha avuto dei problemi, gli si attaccano sopra dei, quando vuole vendere quelle le cose, sono le braccia. Sì, vero, sono, non sono, no, protesi, sono banane. Sono banane, sono protesi, sono di banane, sono protesi a forma di banana con dei sacchetti con su dei ghiaccioli e dei gatti. E in tutto questo poi c'è Peo, che viene schiavizzato dalle scimmie in un pozzo. Oh, wow. Quindi non si può vedere e c'è Peo. Wow. Che cioè, come proprio è una soluzione al non voler fare un Peo. Cioè, qui dentro c'è... pur di non disegnare me, un pozzo. Qui dentro... Un piccolo pozzo. C'è fatto. Un pozzo dove Peo viene schiavizzato da una scimmia. Dove lo ficchiamo? Allora, il mio disegnino, bambini, è molto più... Aspetta, cosa? 500 il prezzo. Mila sterline africane. Secco. Ecco. Senza decidere cosa vale cosa. Tutto. Il mio più o meno vale sì così. E ti dico subito perché. Vai. Già la firma di Sabrina. Sempre. Siccome ha fatto 1.400.000 stasera su Instagram, improvvisamente è a 200.000. Cavolo, sto già quasi perdendo. Attenzione. Quella di Peo, che potrebbe raggiungere proprio stasera i 100.000, da 1.000 passa a 2.000. Che ce ne sono due di scritte Peo, quindi... Cosa poi l'ho fatta io, quindi vale ancora di più. Per 10. Ha scritto la Sabri. Ok. Per 10. Sono 20.000, quindi. Però Sasha non ha l'attaccatura della testa. Mamma Africa tiene in braccio. Aspetta, perché Mamma Africa è un uomo? Non è un uomo. A me sembra un uomo. Sì, ma è una donna un po' più... Tra. No, è una donna un po' più tosta, no? Un po' più... Oh! È una mamma corposa che tiene una non tanto corposa bambina. Chi è? Sabrina. Ok. E qui nel frattempo sta arrivando Sasha, che va a vendere a Mamma Africa i gatti con i ghiaccioli. Giustamente. Che sono i gatti che tirano fuori i ghiaccioli. Ehi, c'ho un ghiacciolo, pensa un po'. E poi la scimmia che invece dice: Peo, segui Sasha, cammina, perché io sono schiavizzato. Non con i denti, la mamma non te l'ha insegnato? No. Milioncino pulito, però di cosa? E Duracell. Quanto sono le Duracell rispetto al dollaro africano? Più o meno è 1-1. È una Duracell, un dollaro africano. Quindi vuol dire che hai fatto il doppio di me. Esatto. Quindi vuol dire che ci sfidiamo nel terzo disegno. Non è una sfida, non è una competizione. Lo è. Per te tutto lo deve essere. Questi qua li mettiamo al sicuro a zio Frank, che ci pensa lui a metterli al sicuro, in modo che voi fate l'asta e ve lo prendete, ok? Esatto. Zio Frank al sicurissimo. Si riprende. Il prossimo è tosto ed è anche l'ultimo, bambini. Questo è davvero cattivo, è anche il più votato. Guarda caso, i più cattivi sono i più votati, come sempre. Ultra the best. Vuoi leggere? La Sabri, che sta coccolando un gatto con la testa da velociraptor con 600 zampe. Facciamo 6. Che sta graffiando anima, che spara coriandoli a un Peo ballerino mangiatore di fuoco, che sta tenendo in mano le lettere top in miniatura, che pranza con Ant-Man. Quindi io partirei dalla fine. Brava, ma che brava, per quello ti stavo per consigliare. Questo è un tipico disegno sequenziale. Conseguenziale, come si dice, nel senso che uno va a interagire con l'altro, che va a interagire con l'altro, quindi si parte dall'ultimo. E Sabrina è partita prima che io partissi. Sta zozza, pensa un po'. Allora, questa è la formica. Ant-Man non è una formica, è un uomo piccolo. Non vai a vedere al cinema film della Marvel? Ma Atom Ant è la formica atomica. Ma non stiamo parlando di la formica atomica, è Ant-Man, l'uomo formica. Io ormai ho fatto una formica. L'uomo formica che ha tipo un casco. Vabbè, okay, ho fatto. Questo poi. Ant-Man che sta a tavola con un electric top in miniatura. Mi sto mangiando il fuoco. L'ha colpito fino a qua. Ci siamo? Mamma mia, quanto sono sempre più bravo. Questi disegni mi esercitano molto nel fare disegni inutili. Quindi appunto mi esercitano in una cosa inutile. Ma ok. Non è una competizione. Sì che lo è, già ho preso per 3 velocità. E qui c'è Sabrina che sta facendo un massaggino al velociraptor coso. Che problemi ho?
Non lo so, è che non c'ho più spazio, va bene. Cioè, Sabrina c'ha soltanto le gambe. Braccia. Ah, pensavo fossero gambe, ok. C'ha soltanto le gambe. Sabrina c'ha soltanto le gambe. Aspetta. Firma, anche la tua, grazie. Aspetta, faccio sbagliata così vale meno punti. Allora, sei pronto? Vai, inizia a leggere. La Sabri che sta coccolando. Sì, guarda come coccolo. Una specie di gatto con la testa da velociraptor. Però scusa, qua sembra che c'ha due teste. E infatti perché nella mia fantasia ha due teste. Il gatto che si trasforma in un velociraptor con le mille zampe. Sono le mille zampe. Ah, ok. Perché il velociraptor... E le mani le escono dalla bocca? No, queste sono... Sì, sì, sono le mani del velociraptor. Perché è tipo un dinosauro che tu non hai visto. Ma tira fuori queste mani che va a graffiare Sasha. E non perché mi ero dimenticata che doveva graffiarlo e quindi usciva dall'altra parte. È volutamente così che va a graffiare Sasha, che si riconosce da questo ciuffo, che sta sparando un'onda energetica insieme ai coriandoli a Peo. Solo che Peo è ancora chiuso nel pozzo di prima. E quindi Peo è qua sotto che sta dicendo: aiuto! Tiratemi fuori! E intanto con una mano sta reggendo Electric Topi, che guardatelo, c'è in mano un lecca-lecca gigante che sta nutrendo una formica. Peo! Il mio, come vedi, è proprio Ant-Man. Questo è proprio Ant-Man. A me non sembra Ant-Man, mi sembra un alieno. Perché Ant-Man ha un costume un po' che sembra, certo, un alieno. Che sta, vedi, a tavola con un Electric Topi in miniatura, sì, che è sulle mani di zio Peo, che mangia il fuoco. Vedi come lo mangia il fuoco? Ah, buono il fuoco, un po' tipo Fairy Tail. Okay. Cos'è Sabrina Fairy Tail? L'hai guardato? È vero? Ha guardato Fairy Tail? Sai che me l'aspettavo proprio? No, ma aspettavo un no secco. Con Sasha che spara i coriandoli a zio Peo che mangia. A me sembrano banconote. E qui c'è il mio gatto Velociraptor con delle zampe che in realtà sono delle protesi per graffiare. E una Sabrina con solo due zampe perché il corpo di Sabrina. Sì, perché io sia così. Ok, però qua non puoi dare un punteggio, devono votare loro, eh. Ma non c'è un vincitore. Sì, invece! No! Cioè, dai, come non puoi è non... tutto un Ma come un puoi non premiare questo allora, disegno qua? Puoi fare un video in cui non si vince, né si perde? No. Tanto non sai perdere, che non si vince. Io non so, ok che non sai perdere, ma è proprio che non sai non vincere. Devi vincere. No, questo è un video... Diciamo che però ho vinto lo stesso, questo dimmelo. Questo è un video neutrale, in cui ci si diverte... E basta. Cioè, come fa a non essere una challenge dove uno vince? Vince il primo che disegna un Pikachu bellissimo qui. 3, 2, 1. Fine, stop. Un Pikachu bellissimo. No. Stop. È un gatto. Il mio è Pika. Ho vinto. Pikachu, sì. Non hai baffi. Zitto, fatti i baffi tuoi. A parte che tu hai un Pikachu proprio qui, sì. Pensa un po' chi l'ha fatto. Zio Peo l'ha fatto. Bene bambini, questo è quanto. Mettiamo gli ultimi disegni al sicuro, come fa sempre Zio Peo. Perché è ora di chiudere questo video. E mi raccomando, mostrate tanto amore per il tasto dei mi piace. Amore. E soprattutto ricordatevi che avete appena visto chi? Electric. こんにちは。